Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 12, versetto 2, e dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Lascia che Dio ti trasformi. L'immagine che abbiamo di noi stessi si forma molto presto ed è basata sui commenti dei nostri genitori, insegnanti e altre figure autorevoli, e non è facile cambiarla. Ciò avviene non certo per mezzo dell'ispirazione, bensì permettendo allo Spirito Santo di trasformarci. Come? Mediante il rinnovamento della vostra mente, dice la Scrittura. Pensando a quando i figli erano piccoli, un pastore racconta l'episodio di quando stavano giocando con un camion giocattolo, completo di rumori, marce cigolanti e motori assordanti. Non ero molto attento, perché mi stavo rilassando dopo una lunga giornata faticosa. Distrattamente lanciai un'occhiata e notai che i bambini stavano facendo correre un aereo su un'immaginaria pista di atterraggio. «Che cosa è successo al camion?» chiesi. «Papà, è un trasformatore. Puoi modificarlo in quello che vuoi», spiegarono. Dio creò il primo trasformatore. Egli lo fece in modo tale da potergli estrarre una donna. Da un atto creativo, Dio trasformò l'uomo in un matrimonio, quindi in una famiglia, e quest'ultima in una società. Egli non tornò a usare la polvere, perché il potere di trasformare era stato intrinsecamente riposto nell'uomo. Ogni forma di potenziale è racchiusa nel suo spirito, e per il credente la trasformazione nella parte migliore avviene quando ciò che si trova racchiuso dentro di te emerge in superficie. Dio ha posto dentro di te alcune cose che devono emergere. E qualora non avessi la forza di sbloccare le tue risorse, permettigli di riversare su di te la potenza per diventare ciò che devi essere. È scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 12: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cristo ci dà la forza di fuoriuscire da ciò che siamo stati costretti ad essere, per trasformarci in ciò per cui egli ci ha creato. Che il Signore ci benedica.